Buongiorno a tutti. L'argomento di oggi riguarda l'affidamento del minore ai servizi sociali. Prima però, se vi interessano argomenti di natura di tipo giuridico, vi invito a seguirmi, a seguire e ad iscrivervi sui miei canali social YouTube e TikTok, cercandomi sotto il nome di avvocato Cristina Bassignana. Ebbene, affidamento del minore ai servizi sociali. Si verifica e viene attuato dal giudice quando rileva una inadeguatezza che può essere totale oppure parziale del genitore rispetto ai figli minori. Gli interventi in favore dei minori in questi casi sono di due tipi. Un primo intervento è di supporto e sostegno ai genitori. Questi non sono considerati, diciamo così, come genitori che hanno dei comportamenti gravemente pregiudizievoli nei confronti dei figli e quindi si ritiene di affiancare al genitore un soggetto terzo che ha le funzioni di supportarli, sostenerli nei loro compiti, ma anche e soprattutto di vigilanza. Mentre il secondo gruppo di interventi in favore del minore può essere in tutto o in parte ablativo, vale a dire che nel caso in cui il giudice ravvisi una inadeguatezza dei genitori, allora potrà o limitare la loro responsabilità genitoriale oppure potrà addirittura dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale. In questo caso non si affianca il soggetto terzo, ma il soggetto terzo dovrà svolgere quei compiti e quelle funzioni che prima spettavano al genitore in forza della sua responsabilità genitoriale. Ebbene, questo argomento relativo all'affidamento del minore ai servizi sociali è legato anche, può essere legato anche alla nomina del curatore speciale del minore. Perché? Perché nel caso in cui il giudice intenda affidare, intenda e comunque ritenga di dover affidare il minore ai servizi sociali, ma limitando o dichiarando, limitando la responsabilità genitoriale oppure dichiarandoli decaduti dalla responsabilità genitoriale, in una causa è evidente che ci sarà un conflitto di interessi tra il minore, gli interessi del minore e gli interessi dei genitori, del o dei genitori, e quindi al minore il giudice dovrà necessariamente nominare un curatore speciale del minore che avrà il compito di rappresentarlo nella causa.